Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Non ce l'ha fatta il motociclista ferito nel grave incidente sul cavalcavia di San Giusto. È morto oggi dopo 25 giorni di agonia. La cronaca. È durata 25 giorni l'agonia di Enrico Caggiano, il motociclista pratese di 52 anni rimasto ferito in un incidente stradale sul ponte di San Giusto. L'uomo è morto stamani nel reparto di rianimazione dell'ospedale fiorentino di Careggi. Dal giorno del ricovero, il 5 giugno, non aveva mai ripreso conoscenza. Un quadro clinico compromesso che i medici non sono riusciti a recuperare e per il 52enne non c'è stato niente da fare. I familiari sono rimasti sempre appesi al sottile filo di speranza che si è spezzato stamani quando i medici di Careggi hanno dichiarato la morte del 52enne. L'uomo era in sella alla sua moto e stava percorrendo il ponte di San Giusto in direzione centro quando ha perso il controllo della guida. Le sue condizioni erano apparse disperate fin dai primi momenti, tanto che i soccorritori avevano fatto intervenire l'elisoccorso per il trasferimento d'urgenza a Careggi. Gli accertamenti della Polizia Municipale non avrebbero rilevato la presenza di altri veicoli, ma l'inchiesta è ancora aperta. Nei giorni scorsi la sorella della vittima, attraverso Notizie di Prato, aveva lanciato un appello a eventuali testimoni allo scopo di riuscire a ricostruire la dinamica del tragico incidente nella convinzione che la perdita del controllo della moto sia stata provocata dall'intervento di un altro mezzo. Nessuno si è però fatto avanti. L'uomo, stando ai dati che gli investigatori hanno in mano, avrebbe fatto tutto da solo. La palla grossa piange Gianmarco Moretti, istruttore di arti marziali di 44 anni, ucciso da un malore nella serata di lunedì mentre era al pub con gli amici dopo il consueto allenamento. Inutili i soccorsi immediatamente allertati, per l'uomo non c'è stato niente da fare. Originario di Campi Bisenzio, molto noto in città per il suo impegno nello sport, era un calciante dei Rossi di Santa Trinita. Durante la cena Moretti ha lamentato un forte dolore al braccio sinistro che ha convinto subito gli amici a chiedere l'intervento del 118. Il 44enne è stato subito trasportato all'ospedale di Prato, dove però è arrivato già morto. Recentemente Gianmarco Moretti aveva conosciuto un momento di successo con Elisabetta Canalis, che lo aveva scelto come suo personal trainer per i corsi di boxe. Al lutto dei Rossi si è aggiunto quello delle altre tre squadre della palla grossa e di tutto il mondo sportivo pratese. Momenti di paura in via dell'Alberaccio a San Paolo per un bambino cinese di 6 anni che nel pomeriggio di oggi è stato visto sporgersi da una finestra al sesto piano di un palazzo. Il piccolo era da solo o in casa con la porta chiusa a chiave dall'interno. I vicini hanno dato l'allarme intorno alle 17. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza della Croce d'Oro. La situazione si è risolta quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell'appartamento attraverso una finestra e a mettere in sicurezza il piccolo. I carabinieri hanno rintracciato solo più tardi i genitori, nei confronti dei quali scatterà la denuncia per abbandono di minore. Un minorenne marocchino è stato rinchiuso in una comunità in seguito a un provvedimento di custodia cautelare emesso dal Tribunale per i minori di Firenze. Il giovane è indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori e del fratello residenti nel capoluogo toscano. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, il ragazzo si sarebbe reso responsabile di ripetute violenze e minacce ai danni dei familiari. Una situazione grave a cui ieri è arrivata la parola fine con l'ordine di custodia cautelare eseguito dai carabinieri di Montemurlo, che hanno allontanato il minorenne dai familiari vittime delle sue continue angherie. Lite tra stranieri in piazza Mercatale la notte scorsa. Un tunisino di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri, contro i quali si è scagliato impugnando un coccio di bottiglia e tentando di colpirli. L'uomo è accusato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in seguito a una segnalazione. Coinvolti nella lite pakistani e nordafricani, il 28enne appena 24 ore prima era stato denunciato per danneggiamento aggravato, poiché nel corso di un litigio con la ex convivente ha ammaccato senza motivo alcune auto in sosta. Rilevato a carico del tunisino anche un obbligo di dimora nel comune di Firenze. Cambiamo argomento, parliamo di ludopatia. Nasce anche a Prato uno sportello per l'ascolto e l'aiuto. Alessandra Grati.
A Prato sono 198 le persone affette da disturbo da gioco d'azzardo seguite dal SERD. Di queste, 13 sono nuovi ingressi registrati nei primi 6 mesi del 2020. Oltre ai classici gratta e vinci, slot machine e lotterie, è sempre più utilizzata la rete internet, il telefono fisso mobile e la TV. Un fenomeno preoccupante, anche perché coinvolge molti giovani, a cui ha risposto non soltanto l'ASL Toscana Centro, ma anche i volontari regionali di ADA, l'Associazione per i diritti degli anziani, che con un progetto partito da Prato hanno attivato gli sportelli di ascolto e autoaiuto ludopatie. Il nostro servizio funziona una prima accoglienza, noi abbiamo fatto prima la formazione, abbiamo i nostri anziani formati, una presa in carico sia della persona che, o della famiglia che si rivolge, poi passiamo il tutto a una nostra tecnica specializzata, una psicoterapeuta, la dottoressa Marta Bonansegna, che poi prende in carico totalmente la persona. Durante la pandemia l'attività si è fermata, ma ora è ripartita anche con nuovi obiettivi. I prossimi obiettivi sono creare questa rete regionale tra le ADA, che di adito però anche a dei gruppi di autoaiuto qualora riusciamo a contattare diverse persone, come fanno gli alcolisti anonimi e come fanno altre reti. Lo sportello, che ha sede in via Vittorio Veneto 80, resterà aperto per 3 ore al giorno. Gli operatori di Prato rispondono al numero 388-88-11275. Paura a Lungola declassata per l'incendio che ha distrutto un furgone. È successo stamani. Il conducente aveva appena superato il ponte Lama quando si è accorto che qualcosa non andava al motore. Il tempo di accostare, le fiamme hanno avvolto completamente il mezzo. L'uomo ha fatto in tempo ad allontanarsi ed è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. La polizia municipale ha inviato una pattuglia che ha deviato sulla corsia di sorpasso tutto il traffico proveniente da Prato. Tornano gli studenti alla biblioteca Lazzarini, ovviamente mascherine obbligatorie, così come anche il distanziamento sociale. A Grati. Niente resta ai tavoli di studio della Lazzarini, che oggi ha riaperto le sale di lettura del piano terra. Dal 29 si potrà accedere anche a quelle del primo piano, aumentando così i posti a disposizione. Distanziamento sociale, uso della mascherina e rispetto di tutte le norme anticontagio ormai diventate familiari per gli studenti che hanno deciso di ritornare a studiare in biblioteca. Insomma, magari bisogna un attimo adattarsi, bisogna aspettare un po' di più, fare un po' più di fila, però insomma è fattibile, non è che sia proprio una cosa impossibile. Ecco, sì. La prossima settimana riaprirà anche la caffetteria. Intanto i tavolini vengono utilizzati per lo studio all'aria aperta. Abbiamo trovato un posto, abbiamo portato i tavolini verso l'ombra perché era infattibile stando dentro con le mascherine. E quindi abbiamo mollato subito. Torniamo a studiare all'aperto perché comunque senza aria condizionata è parecchio complicato studiare con la mascherina. Ci abbiamo rinunciato, siamo state le prime a mollare. Dopo tanti mesi di chiusura, per qualcuno tornare in biblioteca è come un rientro a casa. Bello tornare qua perché ho sempre studiato qua, a casa non ho mai studiato, per me questo posto mi ricorda l'università, però chiediamo uno sforzo per queste ultime 2 settimane di studio prima degli ultimi appelli e chiediamo una sera aperta e la riduzione dei vincoli dell'orario estivo. Molti gli utenti del servizio prestiti che hanno fatto anche una lunga coda prima di scegliere i libri da portare sotto l'ombrellone. Non abbiamo ancora messo una regola stringente quanto al tempo che è possibile trascorrere in biblioteca. Vogliamo capire nei primi giorni come si muoverà il pubblico, come si muoveranno le persone che frequentano la biblioteca, senza rendere obbligatorio lasciare la postazione. Ed era questa la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci.